L'altro giorno, mentre facevo jogging nel mio garage, sono per caso finito contro le gomme estive della mia Audi. La prima cosa che ho fatto è stata metterle a posto, però poi ho pensato: davvero tengo fermo 4 gomme per 6 mesi l'anno? Perché non dargli una seconda vita? Mi sono così immediatamente catapultato davanti al PC per capire se il progetto era fattibile o meno. Tempo per costruire un'automobile. Da 36 mesi a 5 anni circa. Vediamo se ce la faccio in 2 giorni. Stando a quello che riporta Wikipedia, un'automobile deve avere assolutamente 3 caratteristiche. 1. Delle ruote per permettere lo spostamento. 2. Una struttura che sorregga almeno una persona. E 3. Tutto quanto deve essere mosso da un motore. Che sia a combustione o elettrico non fa differenza. E comunque io aggiungerei anche un quarto punto. Uno sterzo, così l'automobile non va soltanto dritta. Tecnicamente io ho già fatto un video dove costruivo una specie di automobile. Questa qua è la panca piana motorizzata, video uscito quasi 2 anni fa, più di 1.700.000 view. 2 sono stati i problemi principali che ho avuto costruendola e che a sto giro vorrei evitare. Uno su tutti, lo sterzo. Ecco, appunto. E poi tutto il meccanismo del motore. Diciamo che ho già trovato una specie di soluzione e adesso vi faccio vedere. Per chi non lo sapesse, questo qua è un hoverboard con sopra un carretto che ti permette di andare in giro seduto. In pratica sotto qua lo accendi. Dopodiché ti siedi sopra e praticamente alzando e abbassando le leve vai sia avanti che indietro. Ovviamente se ne alzo una e abbasso l'altra gira. Certo raga, non è comodissimo, ma almeno ho risolto un sacco di problemi. Oh cazzo! L'idea sarebbe quindi di creare una cosa più o meno di questo genere, dove l'hoverboard rappresenta il motore elettrico già funzionante. Davanti c'è soltanto una ruota, quindi lo sterzo è molto più facile da costruire. E al posto di questo sedile di plastica marcio metto una bella poltrona. Che dire, diamoci da fare e vediamo cosa esce fuori. La primissima tappa è stata un negozio di elettronica per comprare un hoverboard completamente nuovo, perché il mio si dà il caso che c'ha 15 anni. Una cosa proprio al volo, non avete gli hoverboard? No. Ok, grazie mille. Ciao. Niente raga, l'hoverboard al Media World non c'è. Cambiamo store. Negozio numero 2. Fa la fattura? Sì, grazie mille, ciao ciao. Questo pomeriggio ho perso 2 ore e mezza per cercare un hoverboard completamente nuovo perché il mio è troppo vecchio. E guarda caso, non funziona, non si carica neanche. Metto dentro la spina, diventa verde, è stato in carica ore. Tiro via la spina, accendo, guarda, non si accende neanche, guarda. 130 euro buttati via. Che poi non so se sono più incazzato per i 130 euro o per le 2 ore e mezza perse. Tutte e due. La mattina dopo, senza perdermi troppo d'animo, ho preso il mio vecchio hoverboard e ho iniziato comunque a costruire. 44,5. L'idea era quella di fare 2 cerchi di legno da inserire con precisione nelle ruote dell'auto. Mamma mia che cerchiolino che ho fatto, eh! Mike Shake, dove sei? Oh, sole mio! Vabbè raga, è un inizio dai. Ora, per tenere questo qua in piano esattamente come il cerchio, pensavo di mettere sotto qua un legno di supporto. E dopo circa mezz'oretta di tagli e misure ho completato finalmente i pezzi della prima ruota. Direi che ci siamo. Allora, tutta questa piramide di legno, che non è un piatto di cannavacciuola, va fissata assieme. E poi dalla parte di qui fissata anche al cerchione. Ecco, speriamo di non rovinare la svasatura che c'è. Una volta attaccato tutto, prendo il mio bellissimo hoverboard nuovo e lo attacco in questa posizione qua. Poi faccio la stessa cosa con l'altra ruota e dovremmo esserci. Come vedete, così su 2 piedi è facile. Speriamolo sia fino alla fine. Perfetto, in 448 2 cerchioni fatti. Avvitiamo dai, senza paura. Ok, ok, let's go. È arrivato il momento di attaccare l'hoverboard alla struttura di legno che ho appena completato. Come fare questa cosa qua? Non ne ho la minima idea. Ma sicuramente iniziamo a tirare via questo bordo qua. Almeno abbiamo tutta la gomma visibile e un grip sicuramente maggiore. Allora, come vedete signori, con il mio Dremel nuovo ho tagliato tutta la plastica sopra. Devo fare questo qua. Olè, eppere, eppolo, iappari, eppere, eppolo, eppere, eppolo.
Sono stanco, raga. Eccoci qua. Comunque, prima ruota fatta, seconda ruota fatta. Adesso questo quadro devo appoggiarlo esattamente al centro. Così. Perfetto. Ti aspetto, zio porco. Ora l'idea principale è quella di mettere dei blocchetti di legno attorno alla gomma. In primis che mi faccia tenere su e secondo che mi permette di andare avanti e indietro. Ci vediamo domani. La mattina dopo ho prima recuperato un po' di materiale al terreno, poi ho creato dei blocchetti di legno e gomma per contenere e fissare al meglio la ruota dell'hoverboard alla struttura del giorno prima. Allora, vi dico la verità, sembra abbastanza studiata bene la cosa, ma non ne ho la minima idea se funziona o no. Andiamo avanti, va? Mia nonna diceva, chi si ferma è perduto. Mia nonna lo diceva. Boh, vabbè. Gli ho fatto prima due buchi per evitare di spaccare in due il legno. Adesso avvitiamo. Fa già ridere così, raga. Bisognerà vedere se adesso tiene il mio peso. Anzi, più del mio peso, perché dopo ci sarà tutta la struttura di legno. Boh, facciamo l'altro. Veramente sto facendo questa roba qui, raga. Veramente. Ora qualcuno di voi potrà pensare: Miki, come fai a stringere abbastanza forte i blocchetti di legno sulla ruota? Ho preso le cinghie, quelle piccoline dei furgoni, 3 euro al brico. Ho stretto come un bastardo. E adesso avvito l'ultima vite. Perfetto! Funzionerà? Facciamo il primo test. Se funziona, passiamo alla fase successiva. Accendiamo. Ok. Attenzione. Vai. Ok. Ok. Allora, raga, funziona, però il legno non riesce tanto ad andare avanti perché c'è l'attrito con il pavimento. Proviamo il test dentro al garage. Oppa! Accendiamo, 3, 2, 1, vai! Funziona, raga! Funziona! Oh, funziona! Contento del test, per rigenerarmi ho mangiato gli strozzaprete e la crema di ricotta e pecorino arrivati con HelloFresh freschi freschi, raga, una roba buonissima. Non so se perché li ho cucinati io, ma squisiti. Guardate qui che piattino che ha fatto il Michele Volteni. Donne d'Italia, sposatemi, signore. Allora, per chi non lo sapesse, HelloFresh è questa azienda che ti manda direttamente a casa una box con dentro tutti gli ingredienti per cucinare le ricette che avete scelto voi qualche giorno prima. Ma la cosa bella arriva adesso: con il codice MicheleFresh avete il 50% di sconto sulla prima box e il 25% di sconto sulle due seguenti. Questo vuol dire 3 euro a porzione. Se siete in due e mangiate 3 volte durante la settimana, spendete in totale 18 euro. 18 euro! Mangiate in due per 3 volte! Arriva il cibo fresco, con dentro tutte le ricette già fatte. A te basta seguire le istruzioni e in qualche decina di minuto hai il piatto fresco. Buonissimo. Approfitta di questa promozione almeno per provare il servizio, poi al massimo lo mettete in pausa o lo annullate, che ve frega. Io mi sono appena mangiato gli strozzapreti, e voi? E ora fatemi continuare con i test, perché qua c'è da costruire un'automobile. Per attaccare tutta la struttura e i cerchioni sono andato in ferramenta a comprare delle viti speciali e una bomboletta di nero per abbellire tutto, e una volta asciutta ho iniziato a montare. Guardate che bello che è il legno nero all'interno, quasi non si capisce cos'è. Avvitiamo e incrociamo le dita. Madonna mia, raga, guarda che bello che è. Guarda come sono entrate bene. Adesso vediamo però quando salgo su io in piedi cosa succede. Adesso vediamo. Molto, molto, molto bene. Cioè, guarda che bello che è, raga. The big tractor messo in posizione, proviamo. Ok. Ok. Ok, proviamo a girare. Ok, perfetto, raga. E ok. Mi stavo tenendo al soffitto perché sennò mi sbilanciavo. Stare in piedi quasi fermo è difficile star dritti. E dato che la nostra costruzione va usata da seduti, in teoria non ci dovrebbero essere problemi. Speriamo. Test superato, per completare la struttura sono andato al brico a prendere gli ultimi materiali. E una volta tornato a casa ho riattaccato il carretto e iniziato con le prime modifiche. Ho preso 3 ruote, non so quale utilizzare. Ambrabaci, cicocò, 3 civette sul comò. Quindi questa rotella qui è andata con la figlia del dottore. Oh. Sono un po' una cagata a me. Allora, ho finito la struttura e c'è già un problema. Praticamente ho già fatto alcune prove per andare avanti e indietro, semplicemente spostandolo. E guardate
la ruota non gira. Quindi probabilmente la sostituisco con una di queste due. E comunque, già che sono qui, metto due pilastri di supporto. Dai, molto meglio, ma stai scherzando? Guarda com'è armonioso il movimento. Adesso, per non spoilerarvi come sarà la fine, faccio le ultime cose e ci vediamo all'ultima clip. Eccoci qui alla rivelazione dell'automobile fai da te che ho iniziato 2 giorni fa. Praticamente ieri tutto il giorno e anche tutta la sera per finirla. Qua si vedono già dei primi dettagli che però non voglio farvi vedere. Adesso piano piano vi spiego tutto quello che ho fatto. Mi metto qua così si intravede qualcosa. Come prima cosa volevo ringraziare di nuovo HelloFresh per aver sponsorizzato questo video. Vi ricordo che c'è il link in descrizione se volete provare questo servizio. Io lo sto usando, è spettacolare. Ma poi costa pochissimo, raga. Provateci, al massimo annullate. Comunque torniamo a questo bestione qua. La primissima cosa che ho fatto è stata andare a comprare dei fogli di polistirene al brico, chiaramente, per creare tutta la scocca attorno alla struttura di legno che avevo fatto. Ci ho messo un po' di tempo perché il meccanismo si muove e quindi dovevo creare dei solchi adatti a non far toccare tutto l'overboard sulla struttura di polistirene. Nella parte dietro ho creato 2 solchi e con 2 tubi della fognatura ho fatto i tubi di scappamento. Eccoli qua, raga. Dopo aver posizionato i terminali belli grossi, ho creato un alettone largo più di 1 metro, ovvero quanto la macchina, con alette laterali e diffusori centrali dipinti con un rosa shocking che creerà tutto lo stile dell'automobile intera che andremo a vedere dopo e che servono a direzionare l'aria verso il retro dell'automobile, perché il flusso canalizzatore deve andare tipo a cono. Sono anche cazzo detto, ma va bene. Sopra la struttura dell'automobile ho rimesso il suo sellino originale. In realtà volevo mettere questo cuscino qui, ma stava un pochino male. E puntando verso il muso troviamo le prese d'aria da ambo i lati. Signori, apribili. Qua così c'è una levetta che girandola apri e chiudi, così da raffreddare al meglio l'overboard che c'è sotto. Davanti alle prese d'aria altri diffusori che creano il vortice verticale del flusso, e proprio davanti davanti ho messo un bellissimo faro LED. Funziona davvero, raga, non è di bellezza. E vicino al LED davanti abbiamo un altro piccolo alettoncino che tiene giù il muso della macchina, altrimenti vogliamo via. Come vedete ho pitturato anche i poggiapiedi frontali e, dato che abbiamo messo la luce davanti, in realtà ho messo anche la classica lucina dietro dei go-kart, che se tu schiacci una volta rimane fissa, se schiacci 2 volte lampeggia proprio come la Formula 1. E dato che la macchina non è conosciuta per avere un'eccelsa velocità, qua sotto abbiamo messo il cartello spingere, così chi ci sta dietro se vuol darci una mano. Ma prima di farvela vedere in moto, per i più estrosi di voi c'è una chicca finale. Sotto il veicolo, dato che possiamo andare in giro anche di notte, per farci riconoscere ho attaccato una lampada da 30 euro, 60 led alta luminosità, 3000 lumen luce naturale, con manico a scomparsa anche. L'effetto di sera è strepitoso. Signori, vi presento la mini Formula 1 fai da te creata da Michele Molteni in 2 giorni. Va un po' pianino, però. Ci siamo! Ci siamo! Raga, non è assolutamente la macchina più veloce della terra, ma ho avuto soltanto 2 giorni per costruirla. Like per altre stronzate simili.